Ciao ragazzi, sono Gibri e bentornati sul mio canale. Oggi, grazie anche all'atmosfera di Halloween che ormai è ben palpabile nell'aria, parleremo di uno dei miei personaggi preferiti di sempre, cioè di Jack Skeletron. Ovviamente, se non l'avete ancora fatto, vi invito a mettere un mi piace così sulla fiducia a questo video e a iscrivervi al canale. Non so se alcuni di voi lo sapranno, ma ormai un anno fa feci un video di cui parlavo del fatto che nel paese di Halloween, di Nightmare Before Christmas, i personaggi siano per un motivo o per l'altro quasi tutti morti. Il sindaco, per esempio, ha il collo spezzato. Essendo con molta probabilità bipolare, questo personaggio con repentini cambi di umore, vediamo, non è così da escludere la teoria secondo la quale si sia suicidato e quindi rotto il collo. Poi abbiamo per esempio Burrell, morto annegato, il che è suggerito non solo dal suo colorito, ma anche dalla vasca da bagno che potrebbe rappresentare il luogo del decesso. E così più o meno tutti i personaggi sembrano essere passati a miglior vita. Alcuni commenti sotto quel video però dicevano che fosse scontato il fatto che fossero tutti morti, perché quello era il mondo dei morti. In realtà no, ragazzi. Il mondo dei morti è una cosa e il mondo di Halloween, cioè dell'orrore, dovrebbe essere un'altra. Quindi rimane interessante capire in un secondo momento, collegare, realizzare il fatto che praticamente il 90% dei personaggi all'interno di questo villaggio siano morti. Anzi, sembrerebbe che quasi tutti quelli che si trovano lì siano morti in modo violento o abbiano commesso cose violente nella vita. Per esempio, anche Jack sembra essere morto, dato che si presenta mediante questa forma di scheletro. Ed è un personaggio molto particolare che può rivelarsi sensibile, affabile, ma allo stesso tempo terrificante. Se analizziamo il suo percorso dentro la pellicola, non è che si sia rivelato questo stinco di santo. Quando, mi chiedete voi? Oh beh. Sequestrando Babbo Nachele e propinando pericolosissimi doni a tutti i bambini del mondo. Solo così, per citare un paio di cose. Chissà quindi come si è comportato quando era ancora in vita. E chissà chi era in vita. La cosa più sensata che mi verrebbe da dire è che sia stato Jack O'Lantern, cioè l'uomo a cui sarebbe legata la leggenda di Halloween. Per chi non la conoscesse, la spiego in breve perché sì, avevo fatto un video su questo tema un po' di tempo fa, ma è veramente pietoso. In poche parole, la leggenda parla di un fabbro irlandese di nome Jack, ubriacone, taccagno, che incontrò la notte di Halloween il diavolo in persona dentro un pub. Quest'ultimo voleva la sua anima, ma Jack riuscì a imbrogliarlo più volte fino a fargli promettere che non l'avrebbe mai più cercato. Mai più. Così, quando Jack morì a causa della sua vita dissoluta, fu costretto a bussare alle porte dell'inferno perché del paradiso proprio non se ne parlava neanche. Ma il diavolo, che aveva promesso che non lo avrebbe mai più cercato, lo rispedì indietro tirandogli addosso un tizzone ardente. Jack se ne servì per ritrovare la strada giusta e affinché non si spegnesse col vento lo mise sotto a una rapa che stava mangiando. Da allora Jack vaga con il suo lumino in attesa del giorno del giudizio. Da qui Jack O'Lantern o Jack e la sua lanterna. Ed è il simbolo delle anime dannate ed errabonde. Quando gli irlandesi si diressero in America, portarono con sé questa leggenda e poiché le rape non sono in America così diffuse come in Irlanda, le sostituirono con le più comuni zucche. Da allora la zucca intagliata con la faccia del vecchio fabbro e il lumino all'interno è forse il simbolo più famoso di Halloween. E per ricollegare il tutto, il paese di Halloween potrebbe essere proprio questo regno di mezzo, che non è proprio l'inferno, ma è come se fosse un limbo di anime perdute, dove il nostro Jack è stato costretto a vagare, trovandosi poi così bene da rimanere lì, diventando addirittura il re delle zucche. C'è da dire però anche che il Jack di Nightmare Before Christmas non sembra proprio un ubriacone o perditempo, anzi, sembra una persona con obiettivi ben precisi, magari cambiato una volta morto. L'altra teoria che già un po' circola nei meandri dell'internet è che in vita potrebbe essere stato un serial killer, conosciuto con il nome di Jack lo Squartatore.
Effettivamente il naturale istinto omicida che dimostra Jack Skeletron nel suo comportamento potrebbe suggerire un'affinità latente con questo killer. Inoltre, Jack lo Squartatore amava molto far parlare di sé e lo dimostra anche la lettera stessa indirizzata alla Central News Agency di Londra, dove prometteva che avrebbero ancora sentito parlare di lui a causa di altri omicidi imminenti. E se notiamo bene, la stessa sete di fama la vediamo anche in Jack Skeletron, che non rinuncia a nessuna occasione per mettersi in mostra. Coincidenze? Il fatto che Jack potrebbe essere stato praticamente chiunque nella vita passata, perché è chiaro che non si ricordi nulla di essa. E perché dico così? Perché non sa neanche che cosa sia il Natale. Infatti, quando capita nel mondo del Natale, sembra non aver mai visto la neve. O comunque quel tipo di atmosfera. È come se la sua vita fosse da sempre stata lì, cioè ad Halloween, ma ci sono i presupposti per pensare che in realtà non sia così. Probabilmente nessuno di quei personaggi si ricorda della vita precedente. È come se l'avessero rimossa. A questo giro, ragazzi, saluto Cry Sad Dream oppure Cree Sad Dream, non lo so come si pronuncia, ma grazie mille per seguire i miei video e complimenti per la velocità con cui hai risposto. A questo giro vi invito a lasciare nei commenti una zucca o l'emoji o direttamente la parola e io saluterò a caso una di queste persone che mi avrà lasciato la zucca. Così, per cambiare un po', a questo giro proviamo a cambiare. Io vi ringrazio per essere stati con me, ma ora fatemi sapere cosa ne pensate voi. Jack Skeletron ha avuto una vita passata? E se sì, è stata tormentata ed è questo il motivo per cui è finito ad Halloween o era un uomo normale? Secondo me, per finire nel mondo degli orrori, ha fatto veramente qualcosa di orribile. Anche nella vita vera, nella vita passata. Ma fatemi sapere cosa ne pensate voi, parliamone nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati fin qui. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!